Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Salve a tutti ragazzi, io sono Cor96 e benvenuti in questo nuovo video. A poco sto cercando sempre più di farvi conoscere non solo il Cor96 che vedete qui su YouTube, ma anche altre mie passioni, come per esempio quando vi parlo di cosa mi piace e anche perché. Ecco che oggi svegliamo un altro tassello di questo aspetto, e infatti vi ho portato l'unboxing di Dark Souls, il gioco da tavolo. Questo giocone è la ovvia trasposizione in gioco da tavolo dell'omonima saga videoludica di Dark Souls, creato dalla mano di Miyazaki tramite la From Software. Ma ok, voi volete vedere cosa contiene questa enorme scatola, no? E io vi accontenterò subito, quindi sigla e partiamo! Bene ragazzi, Dark Souls, il gioco da tavolo, è realizzato dalla Steamforged Games, diventata famosa proprio con l'uscita di questo gioco, ma che ha sfornato anche altre perle, soprattutto dal punto di vista del comparto grafico. Un esempio è Devil May Cry The Bloody Palace, che, tra parentesi, non mi dispiacerebbe portare qui sul canale. Anzi, fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere in un prossimo video di questa rubrica. Questa edizione di Dark Souls che ho preso è in inglese per ben due motivi. Uno, perché alla fine non ci sono tutti questi grandi testi e con un po' di conoscenza basica della lingua ce la possiamo cavare alla grande, anche perché in rete è facile trovare anche il regolamento in italiano se vogliamo. E due, perché questa edizione mi è costata meno di quella in italiano, con una differenza abbastanza considerevole, quindi l'ho comprata per questo. Dark Souls è pensato per essere giocato da un minimo di 1 fino a un massimo di 4 giocatori, con una durata media per partita che oscilla tra i 90 e i 120 minuti. Anche se in questa edizione, qua sopra, troviamo scritto 60-90 minuti e sul lato troviamo 90-120, che è la durata effettiva delle partite in media. Insomma, in ogni caso, assicuratevi di avere tempo libero a sufficienza prima di iniziare a imbastire il tavolo, ma apriamola e vediamo il contenuto. Molto bello il benvenuto, simpatico, caloroso, ma soprattutto molto in stile Souls. La scatola, oltre a essere parecchio voluminosa, pesa quasi 4 kg, ma è anche super curata, infatti tutto intorno possiamo anche osservare delle bellissime illustrazioni su ogni lato. Sotto la simpatica apertura ci sono le plance in cartone dei personaggi, una per ognuna delle classi che sceglieremo di impersonare durante le partite. Seguono poi le plance di gioco sulle quali si svolgeranno le nostre partite, che sono veramente, ma veramente tante. Sotto c'è il manuale di gioco, che in questo caso è in inglese per gli stessi motivi che vi dicevo prima. Ancora più giù ci sono le carte di gioco, i mazzi con i moveset dei boss, le armi e altro ancora. Infine ci sono anche i box che contengono le miniature, che come sempre ce le lasciano sempre per ultime, sicuramente per creare anche un po' di suspense. Ma adesso è tempo di andarla a guardare, no? In questo primo box ci sono alcuni nemici base, dei dadi molto particolari, differenti dai soliti dadi a sei facce,
e soprattutto un Orstein che sicuramente ha vissuto dei giorni migliori. In ogni caso, con un po' di acqua calda lo rimetteremo in sesto in men che non si dica. Almeno, spero. Sotto ci sono tutti i cavalieri un po' volati via e anche i nostri personaggi. Ma vediamo anche l'ultimo box contenente le miniature. Qua, oltre le miniature, troviamo anche i segnalini, i cubetti, che servono per andare appunto a tenere traccia delle nostre statistiche durante la partita. Ed ecco qua, boss e mini boss per le nostre partite con questa scatola base di Dark Souls. Dark Souls, il gioco da tavolo, sente molto l'eco del videogioco appunto della From Software e mi sembra anche normale, essendo questo gioco da tavolo la trasposizione di quello. Questo gioco cerca di riprendere molte delle meccaniche esistenti nel videogioco e secondo me ci riesce anche abbastanza egregiamente, diciamo che non è neanche un compito facilissimo. In sostanza, il gioco mi piace davvero, davvero tanto. Sarà anche che sono influenzato dal mio amore per la saga videoludica, però secondo me è veramente riuscito. Gli unici contro che mi viene da nominare in questo momento sono appunto il prezzo, perché costa un tantino sopra i soliti giochi da tavolo, però abbiamo effettivamente un sacco di materiale, quindi miniature e altri elementi di gioco. E la qualità delle miniature, che sinceramente me le aspettavo un pelino più dettagliate, però diciamo sempre che è qualcosa che io vado a notare in maniera proprio particolare. Per un gioco da tavolo avere delle miniature così definite, belle che pronte, è davvero un risultato considerevole. Altro contro è la disposizione degli elementi nella scatola. Sinceramente avrei preferito che questo aspetto fosse stato curato un po' di più. È difficile riuscire a riporre tutti i vari token dentro la scatola. E, per esempio, le carte hanno una sorta di piccolo contenitore in plastica, senza però alcun tipo di separatore, quindi diciamo che dopo qualche movimento della scatola, queste finiranno praticamente a Timbuktu. Nel complesso, si tratta di un bel gioco, con un lungo manuale, ma anche con delle belle miniature e delle meccaniche davvero uniche. Sicuramente, molta della sua gloria la deve al fatto di riprendere un videogioco che ha avuto molto successo in questi anni, mentre altri piccoli aspetti lasciano un po' a desiderare. Diciamo dunque che avrebbero potuto porre maggiore attenzione su alcuni aspetti, però a essere sinceri, questi non influiscono in alcun modo sull'esperienza di gioco, che rimane comunque godibilissimo. Ve lo consiglio? Sicuramente sì. Questo gioco non può mancare nella vostra collezione se siete amanti anche voi di Dark Souls. Se non conoscete il gioco, rimane sempre godibile, però secondo me si perde un po' di atmosfera, quindi diciamo che lo consiglio soprattutto nel primo caso, o nel secondo se riuscite magari a provarlo da qualche amico o in qualche ludoteca. We'll be right back.
finisce qui, ma se ti è piaciuto il contenuto e vuoi supportare il canale, allora ti invito a iscriverti, lasciare un mi piace e condividere con i tuoi amici. Tutte le info sui materiali le trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ma se non volete aspettare, seguitemi sui social.